Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Free News. Apriamo questa edizione del nostro TG tornando a parlare della legge speciale su Ibla. Domani pomeriggio l'Assemblea regionale siciliana sarà chiamata a votare il rifinanziamento di 5 milioni di euro per la legge e lo stanziamento di altri 5 milioni per l'aeroporto di Comiso. E una delegazione del territorio ibleo domani sarà a Palermo ad assistere ai lavori. Vediamo. Legge su Ibla, ci siamo, o almeno si spera. Domani pomeriggio l'Assemblea regionale siciliana voterà il provvedimento che riguarda il finanziamento di 5 milioni di euro per la legge speciale che riguarda il quartiere barocco del capoluogo ibleo. In ballo, lo ricordiamo, ci sono pure altri 5 milioni di euro per l'aeroporto di Comiso. Dunque, domani potrebbe terminare la tormentata vicenda della 6181 che come primo atto ebbe la conferenza stampa tenuta dal sindaco di Ragusa che lanciò l'allarme. Dopo ci fu un susseguirsi di polemiche, promesse, rassicurazioni che coinvolsero a 360 gradi tutto il mondo istituzionale, con in testa il presidente della regione Raffaele Lombardo. Intanto, come già preannunciato, una delegazione capeggiata dal primo cittadino di Pasquale, composta dal presidente del LANCE Giuseppe Grassia, da Enzo Romeo in rappresentanza della CGIL, CISL, UIL, UGL, dal presidente dell'ASCOM Cesare Sorbo, dal presidente della Confesercenti Giuseppe Occhipinti, dal presidente della Camera di Commercio Giuseppe Cascone, dal presidente dell'ASI Rosario Alescio, dal presidente provinciale della CNA Giuseppe Massari. Si recherà domani nel capoluogo di regione per assistere alla seduta dell'ARS, nel corso della quale sarà trattata la questione del rifinanziamento. I componenti della delegazione hanno inviato una formale richiesta al presidente dell'Assemblea regionale siciliana Francesco Cascio per essere autorizzati all'accesso in aula, nella speranza che un altro rinvio non renda inutile la spedizione Blea. E la legge 6181 tiene sulle spine anche grandi manifestazioni come quella di Ibla Grand Prize. Al riguardo, oggi è stata tenuta una conferenza per illustrare le prospettive future del concorso internazionale. Il possibile ritiro dei fondi della legge 6181 continua a creare malumori. Anche la manifestazione internazionale tutta ragusana, Ibla Grand Prize, alla luce delle incertezze attuali dettate dal mancato rifinanziamento della legge speciale su Ibla da parte del Parlamento siciliano, sembra subire l'aura negativa di una situazione economico-finanziaria non splendida in cui potrebbe ricadere il quartiere storico di Ragusa, rivitalizzato proprio grazie a quei fondi da anni ormai una certezza anche per manifestazioni di grande spessore culturale ed economico come quella di Ibla Grand Prize. Oggi la conferenza di protesta degli organizzatori della manifestazione è stata inaugurata da una torta con le candeline spente. Noi abbiamo bisogno di un piccolo sostegno, il sostegno non è grande, è piccolo, per cui dovremmo riuscire a risolvere questa cosa. Ecco, per cui io la speranza ce l'ho, non sono totalmente scoraggiato, però non possiamo promettere nulla per questo, per tutto questo motivo di cui parlavo prima. Posso solo dire questo, che intanto sicuro noi cercheremo di fare i concerti dentro la sala Falcone Borsellino, perché tutti i musicisti, tutta la giuria, i biglietti sono stati tutti emessi, insomma, ormai stanno tutti partendo, arrivano, mi arrivano già da domani, e quindi noi dobbiamo iniziare, avviarci. Ecco, allora, la torta intanto c'è, significa il mangiare c'è, la torta c'è, non c'è la decorazione, ma se lei la mangia è buonissima. Le candele ci sono, basta il fuoco per accendere. Speriamo che riesca a ottenere quello che stiamo sperando e si accendono le candele. E a Ragusa siamo già alle prime schermaglie tra maggioranza e opposizione. Le forze di governo hanno infatti rifiutato un incontro interlocutorio prima dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale che si terrà mercoledì mattina. Prime scintille tra maggioranza ed opposizione. A Ragusa i rapporti tra le forze all'interno del Consiglio Comunale si sono fatti subito tesi. Secondo quanto denunciato dai partiti d'opposizione, la maggioranza avrebbe rifiutato un incontro prima dell'insediamento del nuovo civico consesso, prevista per mercoledì mattina alle 10. I partiti di minoranza presenti con le loro rappresentanze al Consiglio Comunale avevano deciso di chiedere una riunione tra tutte le forze politiche presenti in Consiglio per iniziare a tracciare una linea politica che evitasse il muro contro muro fin dalla prima seduta, che prevede all'ordine del giorno, tra le altre cose, l'elezione del Presidente del Consiglio. Alla richiesta del confronto ha risposto il coordinatore cittadino del PID, Castilletti, che ha dichiarato che pur condividendo la proposta per il bene della politica e della città, purtroppo è stata riscontrata l'indisponibilità della coalizione di maggioranza a riunirsi con la minoranza prima dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
Dunque, a quanto pare, di Pasquale e suoi, che godono di una maggioranza per così dire bulgara, potendo contare su 19 consiglieri contro 11, pensano di essere autosufficienti e non intendono aprire all'opposizione. Ma si sa, una riunione non si nega a nessuno, perché dopo il confronto ogni parte in causa può restare sulle proprie posizioni, convinto delle proprie ragioni, a dimostrazione di una maggiore democrazia. E per il primo cittadino uscente, nonostante l'ampia maggioranza, non saranno tutte rose e fiori, a cominciare dall'elezione del presidente del consesso, visto che il suo uomo, Pino Di Noia, ha come competitor Michele Tasca, decano del consiglio comunale e nome caldeggiato dal PDL. Ed ancora Di Pasquale dovrà cercare di trovare il digestivo giusto ai mal di pancia dei vari ex consiglieri rimasti fuori, Ilardo, Chiavola e Bitetti, solo per citarne alcuni. Ci spostiamo a Comiso e continuiamo a parlare di politica. Comizio sabato pomeriggio in piazza Fonte Diana da parte del Partito Democratico. Ad intervenire sono stati il deputato regionale Pippo Di Giacomo e il segretario provinciale Salvo Zago, che hanno illustrato ai cittadini le inadempienze dell'amministrazione Alfano in questi primi 3 anni alla guida della città. Ma vediamo in questo servizio un breve passaggio del comizio. Come i suoi disastri del sindaco Giuseppe Alfano. Nelle ultime settimane nella città casmenea c'è stato un botta e risposta a suon di comizi in piazza Fonte Diana tra opposizione e amministrazione. Ad aprire le danze era stato il Partito Democratico con il segretario Gigi Bellassai. Qualche giorno dopo sul palco era salito il primo cittadino, che ha replicato e rispedito al mittente tutte le accuse mosse dall'opposizione. Sabato pomeriggio il deputato regionale Pippo Di Giacomo e il segretario provinciale del PD Salvo Zago hanno controribattuto al primo cittadino, portando all'attenzione dei cittadini i tanti sprechi dell'amministrazione, a cominciare dai viaggi istituzionali e dalle spese incontrollate per attività per così dire istituzionali. Il tutto mentre le casse dell'ente piangono e il comune rischia il dissesto. 5 milioni ed 800 mila euro di anticipazione di cassa, che si aggiungono ai 14 milioni di euro di fatture da pagare dal 2008. Secondo il deputato regionale Di Giacomo, i bilanci consuntivi presentati in questi 3 anni di governo non hanno inglobato i debiti fuori bilancio dell'ente, non evidenziando quindi il reale deficit che sfiora, a giudizio dell'opposizione, la cifra di 20 milioni di euro. Alfano diceva che il tesoriere non gli dà più i soldi delle missioni, ma io ho visto che per tutta una certa parte i soldi glieli ha dati contanti, anzi c'erano, come dire, dei residui in avere o in dare. Il problema qual è? Che siccome tu esci 161 volte, tu e la giunta, e stai 400 giorni fuori, sicuramente il tesoriere, l'economo, gli avrà detto che il comune non è il bancomat e non ci può andare tutti i giorni, e per dargli i soldi delle missioni, i soldi devono entrare come entravano quando c'eravamo noi. E quindi credo che l'avrà mandato a quel paese per questa ragione, poverino, l'economo, il tesoriere. E restiamo ancora a Comiso, dove il deputato del PD Giuseppe Di Giacomo denuncia presunte incompatibilità tra il primo cittadino e l'adozione del piano regolatore generale. Un conflitto di interesse che, a giudizio dell'esponente del PD, sta penalizzando lo sviluppo della città. Alfano rimuova l'incompatibilità tra se stesso e l'adozione del piano regolatore generale di Comiso e si dimetta. Il deputato regionale del PD Pippo Di Giacomo interviene in questo modo a proposito della situazione d'impasse in cui si trova il comune, a proposito del piano regolatore generale. Lo strumento urbanistico infatti tarda ad essere adottato anche a causa dell'incompatibilità del sindaco con la proprietà di alcuni terreni. Questo almeno quanto denunciato dal PD da Di Giacomo, il quale sostiene che il piano regolatore generale di Comiso è fermo, tra l'altro anche perché il sindaco Alfano, in palese conflitto di interesse, non riesce a volturare i terreni edificabili, terreni vincolati, riconducibili alla sua famiglia. Si tratta di oltre 15.000 metri quadrati, circa 60 particelle, di proprietà di parenti del sindaco dal primo al quarto grado. Di Giacomo si chiede se si possa tollerare che uno strumento programmatorio di tale importanza sia fermo da anni per gli interessi speculativi della famiglia del primo cittadino, bloccando di fatto la regolare attività edilizia in una città in cui il comparto artigianale è in ginocchio. Dunque, per l'esponente del PD non resta altro al primo cittadino che dimettersi per il bene della città. E parliamo adesso dell'aeroporto di Comiso, questa volta però non per affrontare questioni riguardanti l'iter per l'apertura, ma per occuparci di un concorso riservato ad artisti che vorranno realizzare opere d'arte che serviranno ad abbellire gli interni del Maiocco. Sentiamo.
L'aeroporto di Comiso è pronto quasi. A pensarci bene, qualcosa manca. Forse gli aerei? No, mancano le opere d'arte per abbellire i locali interni del Magliocco. A questo proposito, il comune di Comiso ha indetto due concorsi a evidenza pubblica per un importo complessivo di 75.000 euro fra artisti per la realizzazione di opere d'arte da collocare presso lo scalo. In particolare si tratta di 8 quadri da destinare sia agli uffici sia agli spazi comuni dell'aerostazione e di una scultura da sistemare nel plenum del secondo blocco della stessa aerostazione. I particolari del concorso sono stati resi noti questa mattina in una conferenza stampa convocata dal primo cittadino. Insomma, la nota positiva è che tanti artisti giovani e meno giovani potranno cimentarsi nella realizzazione di opere che contribuiranno a rendere esteticamente più bello l'aeroporto. Quella dolente riguarda la partenza e gli arrivi degli aerei, ma questa, come si sa, è un'altra storia. E quando saranno installati i quadri e la scultura, solo allora potremmo dire, ora sì che l'aeroporto è davvero pronto. Per gli aerei invece, chiamate chi l'ha visto. Ci spostiamo a Vittoria, dove il capogruppo consigliere del PDL Giovanni Moscato ritorna a discutere del bando di selezione di un'associazione di volontariato per lo svolgimento del servizio di vigilanza e salvataggio sulle spiagge. A dire di Moscato, i termini di esclusione vanno rivisti. Sentiamo perché. Il bando per l'assegnazione del servizio di vigilanza e salvataggio spiagge è ispirato a logiche politiche e non al principio di trasparenza. A parlare Giovanni Moscato, capogruppo consigliare del PDL di Vittoria. A dire di Moscato, i motivi di esclusione previsti dal bando devono essere rivisti, seguendo parametri predeterminati, certi e ispirati al contenimento della discrezionalità. Moscato critica aspramente i motivi di esclusione previsti all'articolo 3 del bando, in particolar modo quello che prevede l'esclusione delle associazioni di volontariato che abbiano debiti pregressi nei confronti dei propri associati per servizi già espletati. Per Moscato la norma sembra appositamente inserita, continua, per colpire chi in passato si è aggiudicato il servizio e appare grave, aggiunge, che l'esclusione voluta dal Comune sia imputabile proprio all'ente di Palazzo Iacono, che ancora non ha saldato l'intero dovuto per l'anno 2010, ma solo il 50%. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, tra poco.